risultati generali dello sport. Cooperazione internazionale. Emergenza abitativa. Atti di indirizzo approvati. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 3 marzo il Consiglio regionale ha approvato la delibera con le direttive programmatiche per la cooperazione internazionale e la legge sull'emergenza abitativa che dà facoltà ai comuni di prorogare le assegnazioni provvisorie di 2 anni. Nel corso della seduta sono stati esaminati e votati numerosi atti di indirizzo tra mozioni e ordini del giorno. In evidenza. Nell'anno in cui Torino è designata capitale europea dello sport e l'Expo celebra il tema dell'alimentazione come energia per la vita, il Consiglio regionale ha deciso di istituire gli Stati Generali dello Sport, uno spazio per mettere a fattor comune le eccellenze del territorio interessate a promuovere e sostenere i valori educativi dell'attività sportiva. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato la delibera con le direttive programmatiche per la cooperazione internazionale per il triennio 2015-2017. Particolare attenzione è rivolta alla cooperazione decentrata e alle iniziative per il coinvolgimento delle comunità di immigrati locali. Fra le aree geografiche con priorità di intervento, Mediterraneo, Balcani, Africa subsahariana e America Latina. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato all'unanimità la legge con le misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare l'emergenza abitativa. Il provvedimento interviene in via straordinaria, conferendo ai comuni la facoltà di prorogare le assegnazioni provvisorie in corso e di rinnovare quelle già scadute, entrambe per un periodo di 2 anni. Nella seduta del 3 marzo l'Assemblea legislativa ha discusso e approvato diversi documenti. 2 contro le discriminazioni per l'uso del linguaggio di genere e per l'opzione donna nell'accesso al trattamento pensionistico. Sulla cura della maculopatia, per il riordino delle IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a sostegno della figura del segretario comunale, per il riconoscimento della giusta retribuzione negli appalti, a favore della stabilizzazione dei precari della scuola e, infine, per scongiurare la chiusura degli uffici postali nei piccoli comuni. Il Consiglio delle Autonomie Locali il 4 marzo ha espresso parere favorevole su 3 provvedimenti. Il disegno di legge che prevede l'autorecupero negli alloggi di edilizia popolare, il regolamento sulla concessione di derivazione di acqua pubblica e la definizione dei criteri relativi al patto regionale di stabilità per il 2015.